Grazie a Salvatore. E allora, innanzitutto grazie agli amici di Ramacca. Io ho avuto il piacere di conoscere Paolo, Gioi e Salvatore e insieme a loro abbiamo incominciato questa avventura. Non è stata una cosa facile. Ci lavoriamo da anni, loro hanno incominciato a Catania, io ho incominciato in provincia di Messina, degli altri amici sono a Palermo e abbiamo realizzato quello che è la soluzione, perché noi oggi ci troviamo qui, ma ce ne accorgiamo tutti i giorni nelle televisioni, ce ne accorgiamo in tutti i talk show che fanno, si parla solo di problemi. Ma nessuno parla di soluzione, soprattutto nessuno parla di Sicilia, badate bene, tutti parlano di Europa, tutti parlano di euro, ma tutti dimenticano di parlare di Sicilia. Perché dimenticano di parlare della Sicilia? Perché la Sicilia è uno di quei territori che viene considerato marginale, delocalizzato. La Sicilia rispetto a Bruxelles 1800 chilometri, tutto quello che c'è nel raggio di 1000 chilometri da Bruxelles è Europa, quello che è fuori dai 1000 chilometri non è più Europa. E allora noi dobbiamo imparare a parlare di Sicilia e quindi dei nostri problemi. La Sicilia sta vivendo il settimo anno di crisi, in pochi lo sanno, ma dal 2007 a oggi si sono persi 250.000 posti di lavoro. L'altro giorno in televisione Renzi ha dato un numero che ha fatto tremare, almeno chi era attento. Hanno detto che ogni giorno in Italia, badate bene, ogni giorno in Italia 1000 persone perdono il posto di lavoro, ogni giorno 1000 persone, questo in Italia. Però nessuno dice quello che sta succedendo in Sicilia. Se 1000 sono in Italia, badate bene, 200 di questi sono in Sicilia, il 20% del totale è in Sicilia. Eppure la Sicilia rappresenta solo il 5% del territorio, il 10% se guardiamo la popolazione, non certo il 20%. Questo che vuol dire? Una cosa semplicissima, se in Italia c'è una crisi, in Sicilia è doppia rispetto che al resto d'Italia. Tutti i numeri della disoccupazione o della crisi sono doppi in Sicilia. È doppia la disoccupazione. Se il 13% è la disoccupazione in Italia, in Sicilia è il 26%. E potrei continuare all'infinito. I numeri della crisi sono terribili e in Sicilia sono doppiamente terribili. E allora cosa abbiamo pensato? La soluzione c'è, perché tutti parlano di Europa, parlano di Euro, parlano di Grillo, parlano di Berlusconi, parlano di Renzi, ma nessuno parla della soluzione. La soluzione, se noi ci pensiamo un attimo, è semplice. Perché è semplice? Perché lo viviamo tutti i giorni. Noi ci accorgiamo che in Sicilia tutto si può dire tranne che manchi il lavoro. Basta guardare per Ramacca quante cose si potrebbero fare a Ramacca stesso. Ma non solo a Ramacca, in tutta la Sicilia c'è lavoro a lavare. Quando a un disoccupato gli si chiede perché non lavora, la risposta del disoccupato è non c'è lavoro. È falso, quanto di più falso esiste. Ieri i giornali
dicevano che il centro storico di Palermo, della Vucceria, tanto per intenderci, che tutti conosciamo, sta crollando. Quindi tutti i disoccupati di Palermo potrebbero avere tutto il lavoro che vogliono, lavorando solo per ripristinare il centro storico di Palermo. E allora, e questo è solo un esempio su Palermo, ma vale per tutta la Sicilia. Una delle cose, e ne parlavo oggi con il signor Cartaci intanto che venivamo qui, mi ha detto che per pagare, per avere l'acqua per il suo terreno, un ettaro gli è costato circa 400 euro. E 400 euro di acqua significa che può dare l'acqua quattro volte. Badate bene, se uno fa un conteggio sugli agrumi, per ettaro se ne fanno circa 20 tonnellate. L'acqua incide per ettaro circa il 30%. Eppure abbiamo quattro dighe incomplete in Sicilia. Quattro dighe, e parliamo della diga di Pietrarossa, parliamo della diga di Blufi, parliamo della diga di Santa Rosalia Vittoria o quella di Genova. Quattro dighe che potrebbero contenere 50 milioni di metri cubi d'acqua e irrigare 60.000 ettari di terreno, praticamente un terzo della piana di Catania. E non si completano. E gli agricoltori sono costretti a pagare 1.000 euro ettaro di acqua. L'acqua dovrebbe essere gratis, ma allora che ci vuole a fare dei bacini di raccolta delle acque, delle condotte idriche e dei sistemi di irrigazione? Questo hanno fatto in Turchia. In Turchia hanno investito in agricoltura. L'agricoltura in Turchia rappresenta il 13% del PIL. Fanno 130 miliardi l'anno di PIL. La Sicilia totale fa 80 miliardi di PIL e in agricoltura fa il 4%, pari al 3 miliardi circa. Solo in agricoltura ci sarebbe da dare lavoro non solo ai disoccupati che ci sono in Sicilia, ma a tutti i fratelli che vengono dall'Africa. Ci sarebbe lavoro per tutti, ma non lavoro sfruttato, non lavoro sottopagato, non sottosalariato, ma lavoro vero. In agricoltura la Sicilia è al 37° parallelo nord, è il terreno più fertile al mondo, pari alla California, pari alla Turchia. Potrebbero lavorare tutti i disoccupati, e questo vale solo per l'agricoltura, ma vale per il turismo, vale per i beni culturali. Non dimentichiamo che la Sicilia ha il 10% del patrimonio culturale al mondo. Questo che significa? Che se solo promuovessimo i beni culturali, i beni ambientali, la nostra agricoltura, ma quanta gente troverebbe lavoro? E invece parliamo di euro. Ma che c'entra l'euro? Ma che c'entra l'Europa? I disoccupati sono siciliani, non ce ne frega niente di quello che stanno dicendo nelle televisioni e nelle piazze. A noi interessano i problemi della Sicilia, e i problemi della Sicilia si risolvono in Sicilia, no a Bruxelles, no a Roma, no a Francoforte. Si possono risolvere in Sicilia, perché se è vero che c'è il lavoro, e abbiamo detto che c'è, se è vero che ci sono 250.000 padri di famiglia che non sanno come mettere insieme il padre, il pranzo con la cena, e allora abbiamo il lavoro, abbiamo i lavoratori, cosa manca? Manca la liquidità.
E la liquidità, voi potete andare a vedere la Costituzione, potete andare a vedere lo Statuto, le norme europee, i trattati, non troverete mai scritto euro, lira, parlano di valuta. Nello Statuto non c'è scritto, nello Statuto speciale della Regione Siciliana, lira o euro, c'è scritto valuta. Valuta significa liquidità. La liquidità in questo momento è ferma, è bloccata, perché la gente ha paura del proprio futuro e la gente tende a risparmiare, la gente non spende e le attività chiudono, stanno chiudendo tutti, i giornali non dicono più quanti imprenditori si impiccano, si danno fuoco e quanti operai per disperazione, per depressione si impiccano e si danno fuoco. Eravamo insieme con i ragazzi a Palermo, uno si è dato fuoco in Corso dei Mille neanche due giorni fa, si è versato la benzina addosso e si è dato fuoco. Stanno chiudendo tutti, ha chiuso Fiorentino, le gioiellerie Fiorentino, ma se chiudono anche questo, cosa resterà in Sicilia? Un deserto. Non resterà nulla. E allora, se noi siciliani vogliamo risolvere il problema, ce l'abbiamo a portata di mano e non dobbiamo andare a elemosinare nulla. In Sicilia abbiamo tutto, la Sicilia è ricchissima, c'è il lavoro, ci sono i lavoratori e ci sono anche i risparmi dei siciliani. E allora noi dobbiamo fare una fesseria, andare dai risparmiatori siciliani e dire: noi Regione Siciliana, con tanta umiltà, non certo sti 90 capri che ci sono là, perché non ce n'è nessuno da salvare, nessuno, di nessun colore politico, sono capre, sono delle persone non degne di sedere nel Parlamento più prestigioso al mondo. Quello è stato il Parlamento più prestigioso al mondo, dove ci sono stati i più grandi reali. Era invidiato da tutti e oggi siedono 90 capre. Abbiamo consegnato un progetto completo di tutto, dove ci sono tabelle, studi e ricerche. Gli abbiamo dimostrato che domani mattino la Sicilia diventa il territorio più bello al mondo, senza disoccupazione e dando la possibilità alle famiglie che non hanno la possibilità, ce ne sono tante, magari nei paesi non si avverte, ma a Palermo c'è gente disperata, perché non è facile, nei paesi ci sono ammortizzatori sociali, c'è la mamma, c'è la nonna, c'è l'anziana, si riesce in qualche modo a sopravvivere, nelle città non è più così. Quindi adesso io finisco dicendo una cosa importante: state attenti, se vogliamo la soluzione ce l'abbiamo a portata di mano. Noi abbiamo fatto 6 mesi buttate nella strada insieme a Paolo, a Gioi e a Salvatore, e siamo disponibili a farne ancora tantissima. Siamo riusciti a portarlo nel palazzo, questo progetto. E ci spenderemo fino all'ultima goccia di sudore o di sangue per fare in modo che questo progetto, che prima era un progetto, poi un disegno di legge, e ora documentato nella terza commissione attività produttive, diventi una legge della Regione Siciliana. E queste persone che vedete qua, insieme a tantissimi altri che hanno firmato, anzi grazie a Ramacca, che è stato uno dei paesi che più ha contribuito nella raccolta delle firme, grazie a questi, noi non siamo professionisti della politica, non siamo politicanti, noi siamo semplici cittadini che stiamo spendendo i nostri soldi
Il nostro tempo, e il tempo vale soldi, il nostro sudore e anche il nostro sangue, per fare in modo che un disegno di legge diventi una legge di prosperità e di benessere per la regione siciliana.